Salve ragazze, eccoci con un nuovo video. Abbiamo cambiato la location, luce artificiale, perché fuori il tempo è bruttissimo, sembra pieno inverno, neanche autunno, e io spero che voi riusciate a vedere qualcosa. Il video di oggi è un video di chiacchiere. Intanto inizierei con i prodotti che ho utilizzato oggi per questo make-up, un po' così, diciamo alla buona, o come direbbe la Lusi, sempliciotto. Bene, allora iniziamo dallo smalto. Lo smalto oggi indosso, questo smalto rosso, che sono riuscita, diciamo, ad applicare, insomma, non benissimo, però in modo abbastanza soddisfacente. Lo smalto è questo della Wet n Wild. Wet n Wild, mi sembrerebbe, la pronuncia, insomma, è quella che è. E il numero è, adesso ragazze metto sugli occhiali perché non leggo, E414A Red Red. Ecco, io spero riusciate a leggere qualcosa. E poi ho applicato il top coat, questo della Essence, in questa confezione, che è il mio, diciamo, preferito. Perché, diciamo, riesco a stenderlo abbastanza bene. L'unica cosa è che sul finire del boccetto un po' fa i vari fili, però ragazze accontentiamoci. Per quanto riguarda invece il rossetto, ho indossato questo rossetto della Kiko, della linea Smart, linea permanente, il 914. Che questo colore bellissimo, lo vedete sulle labbra, e viene considerato il dupe del Rebel di MAC. Io non possiedo il Rebel e quindi non so dirvi, prendetela così come, cioè non posso, diciamo, fare un confronto. Quindi sul viso come base ho indossato la mia solita CC Cream della MAC con un SPF 30. Io questa la utilizzo sempre, mi trovo benissimo e continuerò ad acquistarla, a comprarla, perché per me è un prodotto eccezionale. Come fondotinta ho utilizzato questo della Kiko, Universal Fit, ecco, nella colorazione 08 Neutral Beige. Io mi trovo molto bene con questo fondotinta. È idratante, mi trovo bene come colorazione e lo utilizzo, diciamo, subito dopo l'estate. D'inverno invece utilizzo poi un fondotinta della MAC. Comunque ho utilizzato questo e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Come correttore ho utilizzato questo della Essence, io non so, delle volte, ecco, forse così lo vedete meglio, che un correttore matte, come colorazione è la 20 matte nude. Ecco, devo dire che mi trovo bene con questo correttore. L'avevo sempre snobbato, poi l'ho acquistato e devo dire che non mi dispiace, e lo applico con questo pennello della Wycon. Questa è una new entry, me l'aveva consigliato la commessa dicendomi: guardi, si troverà benissimo, ed effettivamente è fatto in modo che si riesce benissimo a mettere il correttore partendo, diciamo, anche dalla
parte alta dell'occhio ed è il brush 202 della Wycon. Penso sia costato sui 9 euro. Comunque, se vi capita, andate a dare un'occhiata ai pennelli, perché hanno dei pennelli nuovi. E infatti questo era uno di quelli. Come cipria ho utilizzato questa della Maybelline Matte Power nella colorazione 02 Rosé Ivory. Ecco questa. C'è anche il bucotto ed è una cipria che utilizzo sempre. Come terra ho utilizzato questa della Elan, è una new entry, il numero 82 Faggio. Ecco, questa è una terra molto buona, mi è stata regalata da una mia amica che è rappresentante appunto della Elan. La Elan viene venduta nelle erboristerie o nelle bioprofumerie, anche in alcune farmacie, e praticamente lei ne aveva in casa, tra virgolette, perché sembra che la Elan stia cambiando le confezioni e quindi le stanno ritirando le confezioni vecchie, per cui lei me l'ha omaggiata e devo dire che ho iniziato ad utilizzarla e mi trovo davvero bene. Diciamo, l'articolo è terra indiana compatta. Ecco ragazze, ve lo faccio rivedere. Mi trovo davvero bene con questa terra. Poi, sempre sul viso, ho utilizzato questa palette della Wycon, dove praticamente abbiamo, io utilizzo più che la terra, perché per me è molto chiara, il brush e l'illuminante. È una palette di una vecchia collezione ed è la 01. Ecco. Venendo poi agli occhi, ho utilizzato il mio solito della MAC Prolonger, questo come base, che io amo, è un prodotto eccezionale, vorrei acquistarne anche altri, adesso poi verificherò, farò un giro a Bologna. Come ombrettino ho utilizzato questo della Kiko, il 130, che è un ombrettino chiaro, è un po' polveroso, però come base va benissimo. Poi ho utilizzato l'eyeliner della Essence, questo è tantissimo che ce l'ho, non so neanche più se in produzione, ecco, vorrei terminarlo, e poi vorrei acquistare quello della MAC. Io ragazze sto, a parte alcuni prodotti che comunque utilizzo sempre, tipo appunto la base della MAC, piuttosto che il primer, o meglio la CC Cream, ma comunque è un primer, sto cercando di terminare alcuni prodotti per poi diciamo passare a, non dico tutti, però buona parte di prodotti della MAC, perché mi piacciono molto. Ecco, anche quelli della Kiko, devo dire che gli ombrettini non sono male. Comunque, insomma, sto cercando di finire le cose un po' vecchie per poi fare, come dire, un ripulisti e partire con degli altri prodotti. Ecco, nella parte inferiore delle ciglia ho utilizzato la matita della Wycon, il Long Lasting Eyeliner, nella colorazione 01. Ecco, questa è una matita con la quale mi trovo benissimo, ce l'ho in vari colori, ce l'ho anche di un marrone scuro che avrete visto nei miei precedenti video, anche colorate, sono quelle appunto che si temperano, io mi trovo benissimo.
E come mascara ho utilizzato questo della Essence, che conoscerete tutti, Lash Volume Mascara, che è quello che ha appunto questo scovolino così. Lo sto quasi terminando, si è anche un po' seccato, però proprio per il fatto che forse, sì, seccandosi riesco a ad apprezzarlo, a utilizzarlo di più sulle ciglia. Ecco, questo è il trucco di oggi. Poi, intanto che siamo qui, volevo parlarvi dei rossetti che utilizzo, che sto utilizzando di più in questo periodo, con anche delle new entry. Allora, intanto vi ho fatto vedere il 914, ecco questo, quello che indosso, quindi vi faccio lo swatchino, ecco, e questo mi sta piacendo davvero tanto. Poi, sempre della Kiko, il 903, che questo color labbra rosato, e vedete, ne ho utilizzato un bel po' e mi piace molto, e è molto confortevole sulle labbra, molto shimmer, però effettivamente mi piace davvero tanto. Volevo guardare perché mi avevo, volevo vedere se avevo preso tutto. Sì, ok. Ecco, poi un altro rossettino che mi piace molto è questo della Deborah, Atomic Red, e un matte, il numero 17. Ecco, anche questo qui appartiene, diciamo, ai nude. Vediamo se... molto confortevole sulle labbra nonostante sia matte. Una new entry è questo rossettino della Benecos, la colorazione è Toffee. Allora, nello stick sembra un marrone abbastanza scuro, ma diciamo che il colore sulle labbra non è quello, non è così scuro, non è un marrone scuro. E, ve lo swatcho, ecco, sapete che adesso vanno molto questi colori. A me piace, l'unica cosa è che spegne un po' il viso, cioè... tende un po' a spegnere, come texture è molto molto cremoso. Non so se conoscete questa marca, la Benecos, si vende nelle bioprofumerie. Io l'ho acquistato da in un supermercato biologico. Tra l'altro ha un costo contenutissimo, perché penso di averlo pagato sui 6 euro, quindi insomma economico. Ecco, un altro rossettino della Kiko che mi piace molto, però è un po' acceso, è il 912. È un dupe di un rossetto di MAC, però non so dirvi quale, a dir la verità. E l'avevo visto in un video della Lusi. Ecco, il colore è questo. È molto molto carino. È acceso e diciamo risulta più chiaro rispetto al... allora, che numero era? Al 914, ecco. Questo a me piace molto, è un bellissimo colore, molto confortevole e dà molta luce, e anche questo lo utilizzo, mi piace utilizzarlo in questo periodo. Poi una tinta della Wycon ed è la numero, ragazze scusate perché
la numero 06 Nud. La conoscerete tutti, Nud, appunto. L'unica cosa è che secca un po' le labbra, ecco. Eccola qui, questa qui. Però, diciamo, a me piace perché, ad esempio, da usare tutti i giorni e dà alle labbra un colore molto discreto, anche per lavoro. Mi piace utilizzarla perché, a parte comunque, ragazze, che sono tutti colori, insomma, utilizzabili tranquillamente di giorno, cioè forse a parte questo che è un po' più acceso, però insomma sono colori che possono essere tranquillamente utilizzati. In questo periodo ho riscoperto anche questa, è un'edizione, è una tinta labbra però gloss, un'edizione limitata, sempre della Wycon, è scritto piccolissimo, Plump numero 5 Amarena, non so se riuscirete a vederlo, è un gloss un po' appiccicaticcio, però mi piace, ecco. È un colore, diciamo, un po' più accesino, però sulle labbra è molto bello. Sempre rimanendo in tema di gloss, un gloss che avevo acquistato, utilizzato anche d'estate e mi piace utilizzare con le matite, è questo di H&M. E la linea vecchia, perché adesso sapete che H&M ha fatto tutta una nuova linea, per cui non so se ci sarà ancora, non ha neanche il numero, comunque è proprio un nude nude, nel senso che è solo brillante, cioè proprio il vero gloss, ecco, infatti non riuscirete neanche a vederlo. Ha un profumo buonissimo di vaniglia, io l'ho sempre nella borsa, diciamo che lo uso quasi come se fosse un burro cacao, e mi piace davvero tanto. Ecco, avevo comprato tempo fa della Deborah questo matitone Velvet Lipstick, il numero 01. Ecco, questo è un altro matitone rossetto che mi piace molto, più o meno i toni, ragazze, sono sempre gli stessi, ecco questo qui, bello, mi è sempre piaciuto, d'estate non lo utilizzavo e adesso l'ho ripescato. E poi ho due matite della Wycon, ho la Pink 10, che come vedete l'ho utilizzata tantissimo, ecco, abbiamo anche... Aspettate un attimo, ragazze, perché la punta, non so il perché, vabbè, ecco. Quindi lo 010 Pink, eccola qua. Io con queste matite mi trovo benissimo, tra l'altro possono, eccola, questa qui, possono anche essere utilizzate come rossetti. Infatti delle volte li utilizzo come rossetti e poi su ci passo un po' di gloss, quello di H&M, così le labbra sono brillanti. E altra matita, questa è più sui toni del marrone, lo 02. 02 tenue. Io sinceramente sì, dovrebbe essere della stessa linea dell'altra, però è un po' più, intanto è più sul marrone, marrone, eccola, no, qui ragazze, scusate, eccola, marrone con un po' di malva. È molto bella. E il numero, vi ripeto, ragazze, dovrebbe essere questo.
02 tenue. Ecco ragazze, questi sono i rossetti, i miei rossetti preferiti del periodo. Vi saluto, ringrazio tutte coloro che sono riuscite a rimanere fino all'ultimo. Io vi saluto e al prossimo video. Buona domenica, ciao ciao!